questa. Prima di farvi vedere lo scoop di questa sera che supporta appunto le tesi del presidente Federigo, sì, vorrei aprire una piccola parentesi per aiutare chi è a casa a comprendere con maggior semplicità la tematica del signoraggio, perché magari espressa attraverso termini contabili o legali può risultare magari molto spesso difficile da essere compresa. Quindi inquadriamo nella fattispecie il comportamento della banca centrale al di fuori dell'Italia, cioè che cosa dovrebbe fare una banca centrale o meglio ancora una banca nazionale all'interno di ogni Stato. Quindi una qualsiasi, vediamo. Innanzitutto come forma giuridica dovrebbe essere un cosiddetto ente pubblico, cioè sì, un soggetto giuridico che appartiene alla totalità, alla comunità. Mm. Secondo scalino, qual è il ruolo della Banca d'Italia, scusate, della Banca Centrale o della, meglio ancora, della Banca Nazionale? È emettere moneta in nome e per conto di quello Stato, o meglio ancora del popolo di quello Stato, consegnarlo al Ministero del Tesoro, al relativo Ministero del Tesoro, il quale poi lo distribuisce a pioggia attraverso i trasferimenti tra enti comuni o per pagare e supportare l'amministrazione statale. Questo è quello che dovrebbe fare in termini classici, nel pieno rispetto della sovranità nazionale di un paese. Che cosa invece avviene nel nostro caso, per esempio nell'Italia, oppure anche in altri paesi? Abbiamo che l'istituto centrale, la banca cosiddetta nazionale, si trasforma in banca centrale, la quale non è un istituto di diritto pubblico, ma è una società per azioni con finalità di lucro. Qui i suoi soci non sono legati, non sono soggetti a un controllo di natura pubblica, in quanto sono soggetti di natura privata, e fine principale della banca centrale è tutelare gli interessi dei suoi azionisti, ovvero i detentori del controllo del pacchetto azionario, sì, quindi fare gli interessi di questi gruppi bancari, di questa elite bancaria, e come se non bastasse stampare in nome proprio, quindi non in nome per conto del popolo italiano, ma in nome proprio, banconote, prestarle, badate bene, prestarle, non consegnarle senza alcuna contropartita, prestarle al Ministero del Tesoro e richiedere in cambio un interesse su questo prestito. In buona sostanza è come se la banca, nel nostro caso la Banca d'Italia, prendesse dei pezzi di carta, li colora con una stampante, assegna arbitrariamente un valore, va presso il Ministero del Tesoro e gli dice: senti, questi sono 100 milioni di euro, benissimo, adesso dammi beni in cambio a garanzia che valgono 100 milioni di euro e in più pagami gli interessi per questo prestito cartaceo. Il tasso ufficiale di sconto è questo. Esatto, vediamo lo scoop di questa sera che poi non ci si dovrebbe tanto arrabbiare se lo fa qualcun altro, voglio dire, se uno si stampa a casa come Totò le banconote, esatto, e gliele porta, meriterebbe solo il nostro rispetto. Esatto. Prego. Ora, molti sanno che ho uno show finanziario che gira. Infatti, io chiedo scusa, io affermo che la mafia, in confronto a questi signori, è un'associazione di un'operapia. Sì. Almeno il denaro rimane in Italia, non va all'estero. Non continuiamo con le esagerazioni, va bene, che già ha telefonato qualcuno per protestare su certe affermazioni che sono state fatte. Allora, scoop sensazionali in anteprima per i telespettatori di Interland. Andiamo. Allora, questa è una lira cartacea risalente al ventennio fascista. Guarda che hai Giorgio che inquadra. Ecco, non so se riesce ad inquadrare, vediamo. Questa è stata una lira emessa nel 1940-42. Nel marchio, nel sigillo, notiamo le scritte Italia, ecco qui, sì, e Ministero del Tesoro. Sì. Dietro, sì, Regio Decreto Reale, tra virgolette, c'è un sigillo in cui viene contemplato: la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi. Quindi questo è un biglietto di una lira italiana emesso oltre 60 anni fa, in cui già allora compariva la titolarità della proprietà, ovvero questo biglietto era emesso dal popolo italiano, in nome per conto, scusate, dal Ministero del Tesoro, in nome per conto della banca, del popolo italiano. Andiamo a circa 25 anni fa, questi penso che se li ricordino
quasi tutti quelli almeno che hanno i cosiddetti 500 lire alati con il mercurio alato. Li vedete? Sì. Allora, in alto potete leggere la scritta Repubblica Italiana, cioè questo è un biglietto di Stato a corsa legale che ha un imprinting decisivo, ci dice che questo biglietto è stato emesso in nome e per conto del popolo italiano, dal popolo italiano. Poi facciamo un passo successivo e andiamo al biglietto di 1000 lire con Giuseppe Verdi. Sì. E qui già qualcosa cambia. Che perché cosa? Da Repubblica Italiana passiamo a Banca d'Italia. Quindi non è più una repubblica. Esatto, cioè abbiamo una vera e propria usurpazione di potere in termini di sovranità nazionale nell'emissione della moneta, in virtù del quale un soggetto si appropria di questo potere e lo fa suo, con tutte le ripercussioni di natura economica e sociale che prima ha menzionato il Presidente. Un ultimo dettaglio, come è stato detto prima, gli euro vengono stampati in Malesia ma anche nelle Filippine. Sì. Queste sono una banconota dello Stato delle Filippine. Guardate che cosa c'è scritto in testa. Non è scritto, in filippino. C'è scritto Repubblica delle Filippine. Non c'è scritto Banca Centrale delle Filippine. Quindi loro, che sono un paese da terzo mondo, hanno una sovranità monetaria assolutamente riconosciuta. Sono della Repubblica. Loro che stampano le nostre monete dell'area euro, giustamente, non riportano questo tipo di. Invece gli Stati Uniti d'America. Dottore.